Dal Vangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, 27 agosto 1944, Gesù commenta la nascita di Maria. Dice Gesù: sorgi e affrettati, piccola amica. Ho ardente desiderio di portarti con me nell'azzurro paradisiaco della contemplazione della verginità di Maria. Ne uscirai con l'anima fresca, come fossi tu pure testé creata dal Padre, una piccola Eva che ancora non conosce carne. Ne uscirai con lo spirito pieno di luce, perché ti tufferai nella contemplazione del capolavoro di Dio. Ne uscirai con tutto il tuo essere saturo d'amore, perché avrai compreso come sappia amare Dio. Parlare del concepimento di Maria, la senza macchia, vuol dire tuffarsi nell'azzurro, nella luce, nell'amore. Vieni e leggi le glorie di lei nel libro dell'Avo, il libro che abbiamo appena proclamato durante appunto l'Ora Santa, Proverbi 8, 22, 31. Dio mi possedette all'inizio delle sue opere, fin dal principio, avanti la creazione. Ab eterno fui stabilita, al principio, avanti che fosse fatta la terra. Non erano ancora gli abissi ed io ero già concepita. Non ancora le sorgenti delle acque rigurgitavano e i monti si erano eretti nella loro grave mole, né le colline erano molini al sole che io ero partorita. Dio non aveva fatto ancora la terra, i fiumi e i cardini del mondo ed io ero. Quando preparava i cieli, io ero presente. Quando con legge immutabile chiuse sotto la volta l'abisso, quando rese stabile in alto la volta celeste, vi sospese le fonti delle acque, quando fissava al mare i suoi confini e dava legge alle acque, quando dava legge alle acque di non passare il loro termine, quando gettava i fondamenti della terra, io ero con lui a ordinare tutte le cose. Sempre nella gioia scherzavo dinanzi a lui continuamente, scherzavo nell'universo. Le avete applicate alla sapienza, ma queste parole parlano di lei, la bella madre, la santa madre, la vergine madre della sapienza, che sono io che ti parlo. Ho voluto che tu scrivessi il primo verso di questo inno in capo al libro che parla di lei, perché fosse confessata e nota la consolazione e la gioia di Dio. La ragione della sua costante, perfetta, intima letizia di questo Dio uno e trino che vi regge e ama e che dall'uomo ebbe tante ragioni di tristezza. La ragione per cui perpetuò la razza umana anche quando alla prima prova si era meritata di essere distrutta. La ragione del perdono che avete avuto. Cioè, avere Maria che lo amasse. Oh, ben meritava creare l'uomo e lasciarlo vivere e decretare di perdonarlo per avere la Vergine bella, la Vergine santa, la Vergine immacolata, la Vergine innamorata, la figlia diletta, la madre purissima, la sposa amorosa. Tanto e più ancora vi ha dato e vi avrebbe dato il Dio pur di possedere la creatura delle sue delizie, il sole del suo sole, il fiore del suo giardino. E tanto vi continua a dare per lei, a richiesta di lei, per la gioia di lei. Perché la sua gioia si riversa nella gioia di Dio e l'aumenta a bagliori che empiono di sfavillì la luce, la grande luce del paradiso. Ed ogni sfavillio è una grazia all'universo, alla razza dell'uomo, ai beati stessi, che rispondono con un loro sfavillante grido di alleluia ad ogni generazione di miracolo divino creato dal desiderio del Dio Trino di vedere lo sfavillante riso di gioia della Vergine. Dio volle mettere un re nell'universo che egli aveva creato da nulla. Un re che per natura della materia fosse il primo tra tutte le creature create con materia e dotate di materia. Un re
che per natura dello Spirito fosse poco meno che divino, fuso alla grazia, come era nella sua innocente prima giornata. Ma la mente suprema, a cui sono noti tutti gli avvenimenti più lontani nei secoli, la cui vista vede incessantemente tutto quanto era, è e sarà, e che mentre contempla il passato e osserva il presente, ecco che profonda lo sguardo nell'ultimo futuro, e non ignora come sarà il morire dell'ultimo uomo, senza confusione né discontinuità. Questa mente non ha mai ignorato che il re da lui creato per essere semidivino al suo fianco in cielo, erede del padre, giunto adulto al suo regno dopo aver vissuto nella casa della madre, cioè la terra con cui fu fatto, durante la sua puerizia di pargolo dell'Eterno per la sua giornata sulla terra, avrebbe commesso verso se stesso il delitto di uccidersi nella grazia e il ladrocinio di derubarsi del cielo. E perché allora lo ha creato? Molti se lo chiedono. Dunque, avreste forse preferito non essere? Non merita anche per se stessa, pur così povera e nuda e fatta aspra dalla vostra cattiveria, di essere vissuta questa giornata, la giornata terrena, per conoscere e ammirare l'infinito bello che la mano di Dio ha seminato nell'universo? E per chi avrebbe fatto questi astri e pianeti che scorrono come saette e frecce, rigando l'arco del firmamento? O vanno e paiono lenti, vanno maestosi nella loro corsa di bolidi, regalandovi luci, stagioni, dandovi eterni, immutabili e pur mutabili sempre, una nuova pagina da leggere sull'azzurro, ogni sera, ogni mese, ogni anno, quasi volessero dirvi: dimenticate il carcere, lasciate le vostre stampe piene di cose oscure, putride, sporche, velenose, bugiarde, bestemmiatrici e corruttrici, ed elevatevi almeno con lo sguardo nella illimitata libertà dei firmamenti. Fatevi un'anima azzurra guardando tanto sereno, fatevi una riserva di luce da portare nel vostro carcere buio. Leggete la parola che noi scriviamo cantando il nostro coro siderale, più armonioso di quello tratto da ogni organo di cattedrale, la parola che noi scriviamo splendendo, la parola che noi scriviamo amando, poiché sempre abbiamo presente colui che ci dette la gioia di essere. E lo amiamo per averci dato questo essere, questo splendere, questo scorrere, questo essere liberi e belli in mezzo a questo azzurro soave, oltre il quale vediamo un azzurro ancora più sublime, il paradiso, e del quale compiamo la seconda parte del precetto d'amore, amando voi, prossimo nostro universale, e amandomi col darvi guida, luce e calore e bellezza. Faccio notare, per chi conosce gli scritti di Luisa Piccarreta, come Gesù qui inviti a fare un grande giro nel Fiat Creante, anche se non glielo dice nei termini con cui ne parla la Piccarreta. Riprendo la lettura. Leggete la parola che noi diciamo, ed è quella su cui regoliamo il nostro canto, il nostro splendere, il nostro ridere. Dio? E per chi avrebbe fatto quel liquido azzurro, splendido specchio al cielo, via alla terra, sorriso di acque, voce di onde, parole anch'esse che con frusci di sete, di seta smossa, con risatelle di fanciulle serene, con sospiri di vecchi che ricordano e piangono, con schiaffi di violento e cozzi e muggiti e boati, sempre parla e dice Dio? Il mare è per voi come lo sono il cielo e gli astri, e col mare guardate le piante da frutto e da seme, ottengono seme e frutto forse mediante fornicazione, mediante una fecondazione su 100 coniugi? No. Dal fiore maschio esce il polline e, guidato da un complesso di leggi meteoriche e magnetiche, va all'ovario del fiore femmine. Questo si apre e lo riceve e produce. Non si sporca e lo rifiuta poi, come voi fate, per gustare il giorno dopo la stessa sensazione. Produce. E sino alla nuova stagione non si infiora, e quando si infiora è per riprodurre. Guardate gli animali, tutti. Avete mai visto un animale maschio ed uno femmina andare l'uno verso l'altro per sterile abbraccio e lascivo commercio? No.
da vicino o da lontano, volando, strisciando, balzando o correndo, essi vanno, quando è l'ora, al rito fecondativo. Né vi si sottraggono fermandosi al godimento, ma vanno oltre, alle conseguenze serie e sante della prova, della prole, unico scopo che nell'uomo, semidio per l'origine di grazia che io ho reso intera, dovrebbe fare accettare l'animalità dell'atto. Attenzione a quello che dice: necessario da quando siete discesi di un grado verso l'animale. Qui, per comprendere bene, bisogna ascoltare, credo, tutto il ciclo di catechesi sul peccato originale. Voi non fate come le piante e gli animali. Voi avete avuto a maestro Satana. Lo avete voluto a maestro e lo volete. E le opere che fate sono degne del maestro che avete voluto. Ma se foste stati fedeli a Dio, attenzione a quello che dice, avreste avuto la gioia dei figli santamente, senza dolore, attenzione, senza spossarvi in copule oscene, indegne, che ignorano anche le bestie senza anima ragionevole e spirituale. Ora, all'uomo e alla donna, depravati da Satana, Dio volle opporre l'uomo nato da donna, sopra sublimata da Dio, al punto di generare senza aver conosciuto uomo. Fiore che genera fiore senza bisogno di seme, ma per unico bacio del sole sul calice inviolato del giglio Maria. La rivincita di Dio. Fischia, Satana, il tuo rigore mentre ella nasce. Questa parvola ti ha vinto prima che tu fossi il ribelle, il tortuoso, il corruttore. Eri già il vinto e lei è la tua vincitrice. Mille eserciti schierati nulla possono contro la tua potenza. Cadono le armi degli uomini contro le tue scaglie, o perenne, e non vi è vento che valga a disperdere il lezzo del tuo fiato. Eppure questo calcagno di infante, che è tanto roseo da parere l'interno di una camelia rosata, che è tanto liscio e morbido che la seta è aspra al paragone, che è tanto piccino che potrebbe entrare nel calice di un tulipano e farsi di quel raso vegetale una scarpina. Ecco che ti preme senza paura. Ecco che ti confina nel tuo antro. Eppure ecco che il suo vagito ti fa volgere in fuga, tu che non hai paura degli eserciti, e il suo alito purifica il mondo dal tuo fetore. Sei vinto. Il suo nome, il suo sguardo, la sua purezza sono lancia, folgore e pietre che ti trafiggono, che ti abbattono, che ti imprigionano nella tua tana d'inferno. O maledetto, che hai tolto a Dio la gioia di essere padre di tutti gli uomini creati. Inutilmente ormai li hai corrotti, questi che erano stati creati innocenti, portandoli, attenzione, a conoscere e a concepire attraverso sinuosità di lussuria, privando Dio nella creatura sua diletta di essere l'elargitore dei figli, secondo regole che, se fossero state rispettate, avrebbero mantenuto sulla terra un equilibrio fra i sessi e le razze, atto ad evitare guerre fra popoli e sventure fra famiglie. Ubbidendo, avrebbero pur conosciuto l'amore. Anzi, solo ubbidendo avrebbero conosciuto l'amore e l'avrebbero avuto. Un possesso pieno e tranquillo di questa emanazione di Dio, che dal soprannaturale scende all'inferiore, perché anche la carne ne giubili santamente, essa che è congiunta allo spirito e creata dallo stesso che ricreò lo spirito. Ora, il vostro amore, o uomini, attenzione che qui Gesù dice una cosa molto bella, e che si approfondirà nelle catechesi sul libro di Tenera Amata. Senza il peccato originale ci sarebbe stato l'amore anche carnale, ma non libidinoso. Attenzione, quindi gesti di amore che avrebbero coinvolto il corpo senza scadere nella lussuria e nella libidine.
gli stessi che nel libro di Venera Amata si vede vivere dai beati nell'eternità creata dopo la morte. Ora il vostro amore, uomini, i vostri amori che sono? O libidine vestita d'amore, oppure paura insanabile di perdere l'amore del coniuge per libidine sua o di altri. Non siete mai più sicuri del possesso del cuore dello sposo o della sposa da quando libidine è nel mondo. E tremate e piangete e divenite folli di gelosia, assassini. Talora per vendicare un tradimento, disperati tal'altra, abulici in certi casi, dementi in altri. Ecco che hai fatto, Satana, i figli di Dio. Questi che hai corrotti avrebbero conosciuto la gioia di avere figli senza avere il dolore e la gioia di essere nati senza paura del morire. Ma ora sei vinto in una donna e per la donna. D'ora innanzi chi amerà questa donna, tornerà ad essere di Dio, superando le tue tentazioni per poter guardare la sua immacolata purezza. D'ora innanzi, non potendo concepire senza dolore, le madri avranno lei per conforto. D'ora innanzi l'avranno le spose a guida e i morenti a madre, per cui dolce sarà il morire su quel seno che è scudo contro te, maledetto e contro il giudizio di Dio. Tu, Maria, piccola voce, hai visto la nascita del figlio della Vergine e la nascita al cielo della Vergine. Hai visto perciò che hai senza colpa, è sconosciuta la pena del dare alla vita e la pena del darsi alla morte. Ma se alla super innocente madre di Dio fu riservata la perfezione dei celesti doni, a tutti che nei primi fossero rimasti innocenti e figli di Dio, sarebbe venuto il generale senza donne, come era giusto, per aver saputo coniungersi, attenzione, e concepire senza lussuria e il morire senza affanno. La sublime rivincita di Dio sulla vendetta di Satana è stata il portare la perfezione della creatura diletta ad una super perfezione che annullasse almeno in una, cioè in Maria, ogni ricordo di umanità suscettibile al veleno di Satana, per cui non da casto abbraccio di uomo, ma da divino amplesso che fa trascolorare lo spirito nell'estasi del fuoco sarebbe venuto il figlio di Dio. La verginità della Vergine, vieni, medita questa verginità profonda che dà nel contemplarla vertigini d'abisso. Cosa è la povera verginità forzata della donna che nessun uomo ha sposato? Meno che nulla. E cosa invece la verginità di quella che ha voluto mantenersi vergine per essere di Dio? Ma sa esserlo solo nel corpo e non nello spirito, nel quale lascia entrare tanti strani pensieri e carezza e accetta carezze di umani pensieri, comincia a essere un'allarma di verginità, ma ben poco ancora. E invece cosa è la verginità di una claustrata che vive solo di Dio? E questo è molto, ma sempre non è perfetta verginità rispetto a quella della madre mia. Questo perché un coniugio vi è sempre stato, anche nel più santo, quello di origine fra lo spirito e la colpa, quello che solo il battesimo scioglie. Scioglie, ma come di donna separata da morte dello sposo, non rende verginità totale, quale era quella dei primi avanti il peccato. Una cicatrice resta e duole, facendo ricordare di sé, ed è sempre pronta a rifiorire in piaga, come certi morbi che periodicamente i loro virus agonizzano. Nella Vergine non vi è questo segno di disciolto coniugio con la colpa. La sua anima appare bella e intatta come quando il padre la pensò, adunando in lei tutte le grazie. È la Vergine, è l'unica, è la perfetta, è la completa, pensata tale, generata tale, rimasta tale, incoronata tale, eternamente tale. È la Vergine, è l'abisso dell'intangibilità, della purezza, della grazia che si perde nell'abisso da cui è scaturito, in Dio, intangibilità, purezza, grazia perfettissime. Ecco la rivincita del Dio Trino ed Uno. Contro le creature profanate, egli alza questa stella di perfezione.
Contro la curiosità malsata egli innalza questa schiva, paga solo di amare Dio. Contro la scienza del male egli alza questa sublime ignorante. In lei non è solo ignoranza dell'amore avvilito, non è solo ignoranza dell'amore che Dio aveva dato agli uomini sposi, ma più ancora, in lei è l'ignoranza dei fomiti, eredità del peccato. In lei vi è solo la sapienza gelida e incandescente dell'amore divino, fuoco che corazza di ghiaccio la carne, perché sia specchio trasparente all'altare dove un Dio si sposa con una vergine e non si avvilisce, perché la sua perfezione abbraccia quella che, come si conviene a sposa, è di solo un punto inferiore allo sposo, a lui soggetta perché donna, ma senza macchia, come egli è. Bene, la lettura è stata molto lunga, però credo che ne valeva la pena. C'è la registrazione poi per chi volesse riascoltarla o rileggerla nel testo di Maria Valtorta. Facciamo solo un minuto di silenzio per esprimere la nostra gratitudine al Signore e poi con il canto andiamo verso il termine di questa ora santa un po' particolare. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento.